Cari amici, con piacere do il benvenuto a tutti voi e ringrazio quanti nel Dicastero per la cultura e l'educazione hanno preparato questo incontro. Mi diceva il prefetto che in Italia si dice che il sorriso fa buon sangue. Si dice così. Io dissi, ma invece del discorso farò così e ridiamo tutti. Siamo più col sorriso. Grazie del vostro messaggio. Guardo con stima voi artisti che esprimete con il linguaggio della comicità, dell'umorismo, dell'ironia. Quanta saggezza c'è lì. Tra tutti i professionisti che lavorano in televisione, nel cinema, in teatro, nella carta stampata, con le canzoni, sui social, voi siete tra i più amati, cercati, applauditi. Sicuramente perché siete bravi, ma c'è anche un altro motivo. Voi avete e coltivate il dono di far ridere. In mezzo a tante notizie cupe, immersi come stiamo in tante emergenze sociali e anche personali, voi avete il potere di diffondere la serenità e il sorriso. Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazione e provenienze culturali e diverse. A modo vostro, voi unite la gente, perché il riso è contagioso. È più facile far ridere insieme che da soli. La gioia apre alla condivisione ed è il miglior antidoto all'egoismo, all'individualismo. Ridere aiuta anche a rompere le barriere sociali, a creare connessione tra le persone. Ci permette di esprimere emozioni, pensieri, contribuendo a costruire una cultura condivisa e a creare spazi di libertà. Voi ci ricordate che l'Homo sapiens è anche l'Homo ludens, che il divertimento giocoso e il riso sono centrali nella vita umana per esprimersi, per imparare, per dare significato alle situazioni. Il vostro talento è un dono prezioso. Insieme al sorriso diffonde pace nei cuori, tra le persone, aiutandosi a superare le difficoltà e a sopportare lo stress quotidiano. Ci aiuta a trovare sollievo nell'ironia e a prendere la vita con umorismo. A me piace pregare ogni giorno, da più di 40 anni che lo faccio, con le parole di Santo Tommaso Moro: «Dammi, Signore, il senso dell'umorismo». Conoscete quella preghiera voi? Ah, voi dovete conoscerla. Incarico ai superiori di farla conoscere a tutti gli artisti. E nella mia esortazione Laudate Jubilate, la nota 101, lì c'è la preghiera. Dammi, Signore, il senso dell'umorismo. Questa è una grazia che chiedo tutti i giorni, perché mi fa prendere le cose con lo spirito giusto. Ma voi riuscite pure un altro miracolo. Riuscite a far sorridere anche trattando problemi, fatti piccoli e grandi della storia. Denunciate gli eccessi di potere, date voce a situazioni dimenticate, evidenziate abusi, segnalate comportamenti inadeguati, ma senza spargere allarme o terrore, ansia o paura,
come fa molta comunicazione. Voi svegliate il senso critico facendo ridere e sorridere. Lo fate raccontando storie di vita, narrando la realtà secondo il vostro punto di vista originale. E in questo modo parlate alla gente di problemi piccoli e grandi. Secondo la Bibbia, all'origine del mondo, mentre tutto veniva creato, la sapienza divina praticava la vostra arte a beneficio niente meno di Dio, niente meno che Dio stesso, primo spettatore della storia. Dice così: io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Il libro dei Proverbi dice questo. Ricordatelo, quando riuscite a far sgorgare sorrisi intelligenti dalle labbra anche di un solo spettatore, questo che dirò adesso non è eresia. Quando voi riuscite a far sgorgare sorrisi intelligenti dalle labbra anche di un solo spettatore, fate sorridere anche a Dio. Voi, cari artisti, sapete pensare e parlare umoristicamente in diverse forme e diversi stili. In ogni caso, il linguaggio dello humor è adatto per comprendere e per sentire la natura umana. L'umorismo non offende, non umilia, non inchioda le persone ai loro difetti. Mentre oggi la comunicazione genera spesso contrapposizioni, voi sapete mettere insieme realtà differenti e a volte anche contrarie. Quanto abbiamo bisogno di imparare da voi? La risata dell'umorismo non è mai contro qualcuno, ma sempre è inclusiva, propositiva, suscita apertura, simpatia, empatia. Mi raccomando, pregate il Signore e chiedete il senso dell'umorismo. E vi faranno arrivare quella bella preghiera di San Thomas More. Mi viene in mente quel racconto del libro della Genesi, quando Dio promette ad Abramo che di là a un anno avrebbe avuto un figlio. Lui e sua moglie, Sara, erano ormai vecchi e senza discendenza. Sara ascoltò e rise dentro di sé, perché, come le donne, era curiosa e ascoltava dietro le tende cosa faceva il marito, di cosa parlava il marito, forse voi per rimproverarlo, no? Ascoltò che avrebbe avuto un figlio in un anno e rise dentro di sé, e lo stesso avrà fatto anche Abramo con un po' di amarezza, ma come alla mia età, ma non scherzare. Ma in effetti Sara concepì e partorì il suo figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Allora lei disse: motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Per questo chiamarono il figlio Isacco, che significa egli ride, Isacco. Si può ridere anche di Dio? Certo. E non è bestemmia questo, si può dire, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo. La tradizione sapienziale letteraria ebraica è maestra in questo. Si può fare, ma senza offendere i sentimenti religiosi dei credenti, soprattutto dei poveri. Cari amici, Dio benedica voi e la vostra arte. Continuate ad allietare la gente, specialmente chi fa
più fatica a guardare la vita con speranza. Aiutateci con il sorriso a vedere la realtà con le sue contraddizioni e a sognare un mondo migliore. Vi benedico di cuore e vi chiedo per favore di pregare per me, a favore, con il sorriso, non contro. Avevo dimenticato che vi avevo dato già la benedizione. Per questo vi auguro, come concedo, una benedizione umana. Vi auguro il meglio e che Dio vi accompagni in questa vocazione tanto bella di far ridere dei comici. È più facile fare il tragico che il comico. È più facile. Grazie per far ridere e anche grazie di ridere dal cuore. Che il Signore vi benedica a tutti. Grazie.